Alex, prima di arrivare in Italia sei nato e cresciuto anche calcisticamente in Lettonia. Come stai vivendo dal punto di vista sportivo e non solo questa avventura? Se guardare dal punto calcistico, sto vivendo troppo bene qua. Mi piace troppo, pure i compagni di squadra, ci sono i ragazzi che conoscevo già da 2-3 anni. Se aggiungere altre cose, si può dire che è un sogno giocare qua, tra i professionisti, con questa squadra bellissima, questa città bellissima. Sono molto contento qua. Sei un ragazzo giovane di appena 22 anni che gioca a calcio a livello professionistico a più di 2000 km da casa. È un sogno che si è realizzato. Si può dire così. Forse ogni giovane sogna di giocare in Serie A, però a 22 anni io sono contento di giocare anche in Serie C per adesso, che ho ancora tempo. Quindi non ci fermiamo mai, andiamo sempre davanti. Un orgoglio per il Mantova avere nuovamente in rosa un giocatore capace di vestire nello stesso momento sia il biancorosso sia la maglia della propria nazionale. Che motivazioni ti dà tutto questo? Prima voglio dire che è un orgoglio anche per me, un grande orgoglio, perché mentre gioco qua, gioco anche in nazionale e in contrario, perché come so da Serie C non è facilissimo, non è semplice arrivare a nazionale. Di solito guardano Serie B, Serie A, così. È già una grande motivazione giocare qua. Quando gioco nazionale è una motivazione per far meglio qua, e quando gioco a Mantova è una motivazione per fare meglio là. 11 novembre 2020, sono le ore 18 e Alexei Saveliers esordisce in San Marino, Lettonia. Ci descrivi quel momento? In quel momento aspettavo 22 anni per esordire, perché già da quando ho iniziato a giocare calcio sognavo questo momento. Pure abbiamo iniziato con la vittoria 3-0 che mancava, quindi sto aspettando, sto lavorando per le altre occasioni per farmi vedere. Sempre nel corso di questa stagione hai giocato in UEFA Nations League, sostenendo inoltre i tuoi compagni nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Una parentesi della tua vita che un domani ricorderai con grande soddisfazione, è così? Sì, è così, sono molto molto contento, sono molto felice di aver avuto questa occasione. Per questo devo fare bene qua, così c'è più occasione che mi pongono di nuovo e gli do una mano a loro. Poi un'altra cosa che ricorderò per sempre, pure Mantova, perché per questo tempo sto qua, quindi quando penserò di queste cose, per esordio lì, per convocazione nazionale, sarà sempre Mantova, perché sto giocando qua per questo momento. Quindi sì, sono molto felice.